secondo, terze, quinte di grado 70 oggi non fanno lezione in presenza perché la scuola è chiusa. Mancano maestri, mancano bidelli, manca tutto. Prima non si capisce, la mia bambina in seconda, chiamavano la seconda e non si capiva. E io ero lì ferma per non fare assemblamento. Sono tutti lì, cioè, ma non esiste proprio. Cioè, bambini, una settimana la scuola chiude. Una settimana e la scuola chiude. Di tornare a scuola? Sì. Ti mancava? Sì. E da oggi si ricomincia con la mascherina però? Sì, in questi giorni sì. Ti mancavano i tuoi compagni? Sì, tantissimo. E la mamma è contenta? Sì. Com'è andata l'organizzazione del primo giorno? Ma bene, dai, nonostante tutto bene, grazie. Sei contenta del primo? Abbastanza, dai. Sì, finalmente si torna? Sì, e si può andare a lavorare tranquilli, più che altro. Ti hanno avvisato per tempo, comunque? Sì, tutto regolare e a posto. Sono entrati, è già un inizio. Hanno chiamato le classi una per una, mantenendo le distanze, quindi diciamo che per il momento sì, però adesso bisogna vedere come andranno i prossimi giorni. Si alterneranno per andare nei bagni, manterranno la mascherina sempre nei corridoi, per andare in mensa, che per il momento ancora non è attiva, toglieranno soltanto se sono seduti in classe o per mangiare, basta. Contenti anche del ritorno? I bambini soprattutto sì, non ce la facevano più. Sì, anche i genitori sì. È un rientro in classe un po' anomalo, tutti distanziati con le mascherine. Non ci sono più i compagni di banco, quindi è un po' diverso, nel senso che è un po' tutto nuovo, però ce la si fa. È faticoso con le mascherine perché cioè poi viene caldo, però complessivamente è andata bene. Chiaramente non è un rientro normale, però le regole sono state seguite di sicurezza e speriamo per il meglio, ecco. Non si può fare ricreazione fuori, si deve essere più segregati in classe, non c'è il vicino di banco, però comunque meglio così che fare didattica a distanza. Oggi non fanno lezione in presenza perché la scuola è chiusa. La fanno online tramite computer. Erano organizzati, vi hanno avvisato in tempo? Sì, dai, diciamo che poteva andare meglio, però va bene così. E com'è andata? Vi hanno informato di tutto? Basta, hanno informato due giorni fa. È un bordello? Se non ci sono altri bimbi di seconda, terza, quarta e quinta, ma di grado 74, io vi saluto. Avere preside due giorni prima dell'inizio della scuola, mancano maestri, mancano bidelli, manca tutto. Questo dobbiamo portare sempre noi genitori. Cioè, cosa avete portato lì? Come solito carta igienica, disinfettante, sapone, quello che serve. Mascherine, vi hanno detto che ci sono? No, mascherine ha dato comune. Grazie. Per fortuna. 5. Poi vedremo. Un po' casino. Un po' casino, cosa è successo? No, niente, perché è giusto che i bambini entrano in orario. Un po' alla volta. Beh sì. Idem per l'uscita. Classe per classe, anche idem per l'uscita. C'è troppo assemblamento, non devono stare davanti al cancello, i bambini devono entrare da soli e invece tu hai visto, bisognava fare permesso perché i bambini devono passare. Prima non si capisce, la mia bambina in seconda, chiamavano la seconda e non si capiva. E io ero lì ferma per non fare assemblamento. Sono tutti lì, cioè, ma non esiste proprio. Cioè, bambini, una settimana la scuola chiude. Una settimana e la scuola chiude. Perché è troppo assemblamento, cioè non hanno capito niente. Non hanno capito niente, non devono stare lì. Informazioni ve le avevano date? Sì, c'è una circolare che noi rappresentanti abbiamo mandato nel gruppo della classe dove c'è scritto il regolamento.
dove c'è scritto orario, non orario, i genitori devono stare al di fuori, non si devono fermare a parlare con le maestre, non devono stare davanti al cancello. Davanti al cancello passano solo i bambini senza i genitori. Perché sennò così i bambini si ammalano. Io ho una bambina che soffre d'asma e ho l'ansia a mandarla a scuola. Ho l'ansia, però è qua, perché mi hanno rassicurato le maestre. Però cioè, se c'è tutto questo assemblamento, io la bambina non la mando più. Cioè non rischio la vita di mia figlia perché i genitori non capiscono il regolamento. Eh no, mi dispiace.